Salve ragazzi, mi è arrivato di nuovo un altro pacco che farò unboxing da DNA Surf. Loro sono veramente uno dei migliori siti che fanno i prezzi bassi e spedizione proprio veloce. Solo un giorno arrivano le cose che ordini. Proprio bello. Ho già aperto con un taglierino questa scatola e vado a vedere che cosa ho ordinato. Misty è la mia marca preferita. Forse già sapete che cos'è. È fatto da carbon composite. Ora lo apriamo. È un trapezio della Misty. È il migliore che hanno fatto. Si chiama Mystic Majestic X o X in italiano. È fatto in carbonio. Anche molto bello. Ho preso la misura S per me, che sicuramente andrà benissimo, e dopo lo montiamo. Poi c'è anche dove si mette il leash. In realtà hanno messo questo da parte perché molti che usano questo non hanno più bisogno di questa. Questo se vuoi fare delle freestyle hand pass dietro, lo vuoi usare una leash lunga, ti servirà. Mi sa che anch'io lo utilizzerò perché faccio diverse tricks e sto imparando a fare hand pass dietro. Ecco, vediamo questo. Monta, è bello proprio. Ho provato pure un altro trapezio che sarebbe questa qua, quello che avevo, con, come si chiama questo? Con Steel Bar della Misty, quello che è uscito nuovo. Diciamo, con questo veramente mi trovo benissimo. Una volta montata non si muove più. Questa è una cosa veramente, hanno migliorato tantissimo la Mystic e mi piace un sacco come un trapezio proprio. E vi consiglio proprio di provarlo e se potete acquistatelo, è veramente bello. Poi non è finito. Che dopo di questo acquisto, che mi è piaciuto veramente tanto, ho acquistato per il surfino. Ora lo apriamo. Questo invece è un altro steel bar, ma eccolo. Ma se ti piace usare il surfino, sicuramente sarà un'altra dimensione di nuovo e con questa giocherai tanto con la tua barra. Non si muoverà più il tuo trapezio una volta montato, non si girerà più come quando usi questo tipo di trapezio con il hook. Invece questo sarà sicuramente un'altra storia. Lo vedrò, sicuramente bello. Ora vorrei montare questo nel mio vecchio strapezzo perché sicuramente questo utilizzerò per fare col serfino. E invece questo che avevo, che sarebbe questa, ora lo smontiamo e metterò nella mia
nel mio nuovo trapezio. Allora, è facile in realtà smontare e montare queste cose. Ecco perché. Eccolo. Sarà una combinazione perfetta a questo trapezio sicuramente. Ah, un'altra cosa bella che ho notato con questo trapezio, già c'è questa cosa che in realtà questo trapezio non esiste più, come si chiama? Altri di questo trapezio hanno il hook qua davanti dove puoi mettere il leash. Invece ormai non mettono più e mettono direttamente nei di questi qua laterali questo gancio, così di là puoi mettere il tuo leash. Oppure se usate quella lunga, normalmente potete mettere ora smontiamo tutto, così vediamo com'è. In realtà non vedo l'ora di usare questa cosa. Eccolo. Sarà così. Montato così. Ecco. Togliamo prima questa. Agganciamo questa. Eccola. Poi la rimettiamo l'anello e agganciamo. Uno e due. Questa e poi questa qua, il gancio che in realtà possiamo pure prendere quello questa all'altro lato. Che penso che hanno la stessa misura, così non smonto più quello che stava là e monto questa. Vediamo se hanno la stessa misura. Sì, perfetto, direi. E questo lo mettiamo qua nel nuovo. Ora è fatto, ora vediamo. Eccolo, vediamo, ora lo metto, bello, sì, mettiamo questa, in realtà già vi dico. Questo trapezio è fantastico. Bello. Molto, molto comodo. E poi durissimo. Sicuramente mi tienerà bene la schiena. È veramente bello. Questa è la misura S. Già. Mi sta proprio bene. Vi consiglio, se
riuscito a comprare una cosa del genere pure, e vi dico che già vi troverete bene. Molto bella. Ok, questo è l'altro. Vediamo. Poi veramente questa sistema che hanno fatto della Mystic, del Steelbar. Una volta che avete messo la vostra misura, lo togli e lo metti senza nemmeno stringere sempre. Questo è. Ora montiamo pure l'altro. Questo invece, come si monta? Così. Questo ho pensato proprio di comprare perché poi secondo me è il migliore sistema per quando usi il serfino, che tu quando fai toe side, ti giri, ti facilita tanto e non ti gira nemmeno il trapezio come quando usi il trapezio con il hook. Secondo me è proprio bello. Già montato, così veloce, perché abbiamo lasciato l'altro, e questo sarebbe il hook. Bene, bellissimo proprio, molto comodi. Questo è. Beh, spero che vi è piaciuto questo unboxing e alla prossima. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie alla Mystic. Sempre migliore.